Allora, stiamo operando ormai da circa 60 ore con dei campi continui. Come vedete, diciamo, è un'area in cui si sta sviluppando un incendio di pneumatici, quindi una riscarica abusiva. Stiamo operando con almeno tre squadre di vigili del fuoco e dei mezzi speciali che servono per smassare tutto, diciamo, tutto il sito, bonificarlo. Infatti siamo inviati a bonifica. Il nostro compito, diciamo, attraverso, stiamo usando, diciamo, dei mezzi soltanto cingolati, in quanto sono gli unici che possono, in questo terreno un po' particolare, che possono, diciamo, essere, possono marciare. Il nostro lavoro consiste nel sollevare, diciamo, tutto questo combustibile, come detto, composto da pneumatici, praticamente raffreddare e rimuoverlo, diciamo, dal sito. Il lavoro continua ad essere un po' difficoltoso in quanto tutto questo materiale accatastato sta all'interno di una fossa profonda circa 4-5 metri. Quindi, come potete immaginare, non è facile, diciamo, operare in queste condizioni in particolare. Sono intervenute molte squadre? Sì, come dicevo prima, diciamo, siamo almeno tre squadre di vigili del fuoco, dei mezzi speciali di rimozione, diciamo, del materiale combustibile, quindi e anche, diciamo, abbiamo un mezzo speciale che si chiama l'UF, sarebbe un robottino che spara dell'acqua mischiata, diciamo, della spuma. Questo serve più che altro, diciamo, per abbassare i fumi e poter operare anche in sicurezza da parte di noi operatori.